Amici sportivi di Telacquesio, la più cordiale buonasera, ben trovati per un'altra giornata dedicata al calcio giovanile. Quest'oggi al comunale di Vignanello si affrontano la polisportiva Foul Cimini in casacca giallo-nera e i ragazzi del Piano Scarano Viterbo in casacca rossa. È una sfida che riguarda la 23esima giornata del campionato Under 17 regionale, il girone A, quello che riguarda il raggruppamento della provincia di Viterbo. È un derby e ovviamente già di per sé ha un sapore del tutto particolare per le due formazioni. Si giocano oggi tante altre gare, alcune già sono andate, già sono finite perché sono iniziate alle 9 del mattino. Si gioca alle ore 11 di domenica 23 aprile Alba Roma Totti 1-1, Real Testaccio Aranova 2-1, Tarquinia Vissa Aurelia 2-3. Alle 10:30 iniziata Real Azzurra Petriana, mentre gli altri incontri sono Città di Cerveteri Massimina e Dopolavoro Leucon. E con i ragazzi della Foul Cimini che si caricano per questa sfida, andiamo a leggere le formazioni delle due squadre. La formazione di casa, guidata in panchina da Paolo Livi, gioca con il numero 1 Morelli, numero 2 Foglietti, numero 3 Cascetti, numero 4 Sergi, numero 5 Grasso, numero 6 Gioacchini, numero 7 Giacchetti, numero 8 il giocatore Morettini, numero 9 Di Rienzo, numero 10 Amegnaglo e numero 11 Giagi Miniconi Jeremy. Questi sono i ragazzi della formazione della Foul. Risponde il Piano Scarano Viterbo con Grazzini, Sergeni, Gentile, Marco Meni, Filippi, Fanelli, Bernabucci, Troili, Membrino, Torromacco e Passeria. Dirige l'incontro la signorina Silvia Stavagna, anche lei della sezione di Viterbo. Tutto in tuscia per una sfida che speriamo possa divertire tutti coloro che ci seguono sia sul digitale terrestre al nostro LCN 17 in tutta l'Umbria, Arezzo e Rieti. Intanto andiamo in cronaca con la Foul Cimini che manovra. Alle prime occasioni andremo anche a leggere la classifica, la situazione un po' delle altre avversarie, un campionato quello che vede in questo momento le squadre di Foul Cimini nella pancia della classifica, diciamo così, e il Piano Scarano invece con qualche problema in più sul profilo della zona calda di classifica. Intanto ancora la conclusione tentata dal numero 7, si tratta di Giacchetti, bel sinistro, si è trovato questo pallone in area, ha provato, ha chiuso troppo, però interessante la conclusione del numero 7 con palla che è terminata sul fondo. Può Grazzini andare a effettuare il rinvio dal fondo per questa sfida? Sono passati appena 3 minuti dall'inizio del match. Intanto l'anticipo per la Foul Cimini da parte di Sergi, da quest'altra parte invece l'intervento è di Grasso che va a toccare questo pallone che termina direttamente oltre la linea laterale sulla pressione da parte dell'attaccante Daniele Membrino. Sale il Piano Scarano per la battuta con Sergeni. Si muovono lì davanti Passeri, la rimessa è lunga in mezzo, il colpo di testa a liberare è di Morettini. Ancora Piano Scarano che riesce a mettere dentro questo pallone, respinto in qualche modo dalla difesa. La palla che arriva nella zona centrale dove la recupera ancora il giocatore Amegnaglo, che però non riesce ad evitare la rimessa laterale. Pronta Gentile a effettuarla in avanti, il colpo di testa, la palla respinta ancora in qualche modo, intervento di Grasso giudicato irregolare dalla signorina Silvia Stavagna della sezione di Viterbo.
E quindi calcio di punizione da posizione interessante dopo 4 minuti di gioco dall'inizio dell'incontro. Vi ricordo, si gioca il campionato Under 17 regionale Girone A, laziale ovviamente. Le indicazioni dell'estremo difensore Giovanni Paolo Morelli ai suoi compagni in barriera, tre uomini per lui. Pronto per la battuta Troili. C'era un giocatore con questo cognome tanti qualche anno fa. Intanto l'interessante conclusione con Morelli che si oppone da campione con la deviazione, la palla ancora giocabile. Attenzione, piano Scarano ancora in area, pallone controllato in mezzo a un nucleo di gambe che viene respinto, poi l'inserimento ancora da parte di Marco Meni e poi può uscire palla al piede la Falcimini che sparacchia questo pallone lontano dove Di Rienzo va alla ricerca e riesce in qualche modo a ostacolare l'avversario e a mantenere in campo il pallone. Ancora Di Rienzo, buono il lavoro da parte del numero 9, poi sbaglia l'appoggio e allora può ripartire il piano Scarano. Ancora un buon intervento da parte dell'esterno numero 3 Cascetti, mi sembrava tanta palla, non è di questo avviso la signorina Stavagna. E allora calcio di punizione per il piano Scarano nella zona centrale del campo. Pronto per la battuta Marco Meni. Va a cercare la fascia sul settore di destra dove c'è Passeri. C'è stato un contatto, vediamo di chi è l'ultimo tocco. È dell'attaccante Viterbese e niente da fare, si riprende con la rimessa per i ragazzi guidati in panchina da Paolo Livi. Prova a ripartire ora sul settore di sinistra, Giagi. Nome piuttosto difficile da pronunciare. Miniconi Jeremy. Andiamo per Jeremy che è il tentativo più facile anche per noi. L'inserimento ancora sul settore di destra da parte di Giacchetti. Giacchetti resiste, va ancora Giacchetti, un dribbling rischioso e mette dentro un interessante pallone che si alza per tutti, ma di un soffio. Cioè, neanche Grazzini ci è riuscito a raggiungere questo pallone, era interessantissimo. Poi piano Scarano che usufruisce di un calcio di punizione per il farlo su Torromacco. Affonda la Falcimini sull'out di destra con il numero 7 Gioacchini. Scusate, il numero 7 Giacchetti. E allora ancora il pallone che è recuperato dalla Faula con Foglietti. Buono il lavoro da parte di Foglietti. Fa filtrare ancora Foglietti, attaccato alle spalle. Fischio arbitrale, calcio di punizione per la foul, subito battuto ancora a favore di Foglietti, poi la gira per Morettini che apre dal settore di sinistra per Jeremy che prova ad andarsene ancora ad affondare, poi termina a terra, contatto con il numero 2 e qui sembrava forse è caduto un po' così scomposto e il direttore di gara è stato indotto all'errore. Qui c'è il fallo nel frattempo da parte di Passeri, calcio di punizione subito battuto Morettini. Morelli, pallone in profondità ancora per Di Rienzo, cerca il controllo il numero 9, lo mantiene il campo il pallone, poi prova a difenderlo, si inserisce però Fanelli da Tergo e lo ferma in fallo laterale a favore della formazione di casa. Pronto ad effettuarla ancora la foul, ai limiti della regolarità questa rimessa, si inserisce Morettini, il sinistro ancora da parte di Morelli, sinistro a girare che termina però non di molto lontano dalla porta difesa da Grazzini, che può riprendere a giocare con la rimessa dal fondo. Sono passati 9 minuti di gioco dall'inizio dell'incontro.
risultato è sempre fermo sullo 0-0 in questa 23esima giornata del campionato giovanile Under 17, che prova adesso a infiammarsi con il piano scarano sul settore di destra, la palla messa dentro, attenzione, pallone al limite controllato dal numero 7 Bernabucci, in qualche modo, e poi c'è il tiro dalla lunghissima distanza con palla che si alza decisamente alta oltre la traversa della porta difesa da Morelli. Situazione di classifica nel girone A che vede al comando la coppia petriana Città di Cerveteri, poi a seguire Vissa Aurelia. Intanto seguiamo la fondo da parte di Morelli, che ci riprova ancora con una conclusione dalla lunga distanza, ancora Morelli, contatto e guadagna un calcio di punizione il numero 8 della Faul. Quindi Vissa Aurelia, Real Testaccio, Tarquini, Aranova, Totti, la polisportiva Faul Cimini, dopo lavoro Real Azzurra, Massimina, Leo Con e Piano Scarano e Alba Roma a chiudere. Quindi la formazione viterbese è proprio decisamente più impelagata nella zona bassa di classifica e per oggi deve cercare di fare risultato. Vediamo come si svilupperà fino a questo momento una Faul che sembra crescere almeno sotto il profilo delle occasioni. Adesso ci riprova con un calcio di punizione in favore della formazione di Paolo Livi. Vediamo, tre uomini in barriera per il giocatore della Faul, che va a concludere forte ma sulla barriera, e poi pallone che viene lasciato oltre la linea laterale per la rimessa in gioco ancora di Foglietti. Palla per Di Rienzo, ancora no, Morelli che prova a forzare, si ce ne va Morelli, molto bene Morelli, mette dentro per Giacchetti, era riuscito a mettere dentro un ottimo pallone, si è salvato il piano scarano, poi la respinta da quest'altra parte da parte di Grasso, ancora Faul Cimini che manovra, l'ottimo percussione centrale del giocatore della Faul, pallone che arriva dalle parti di Jeremy, attaccato dal numero 2, si tratta di Sargeni, pallone che viene e che termina oltre la linea laterale per la rimessa in gioco ancora dei gialloneri di casa. La rimessa è effettuata proprio a favore del numero 11, il rinvio a pulire l'area da parte di Fanelli, poi il contatto tra Membrino e Grasso, va giù Grasso, chiedono il fallo sull'attaccante che non è d'accordo sulla decisione dell'arbitro Stavagna. Il rinvio effettuato sul settore di sinistra a cercare l'inserimento ancora di Giacchetti, fermato, e allora può ripartire il piano scarano, ha un po' di spazio e l'imbucata in profondità per il numero 9, si trattava di Membrino, è una buona l'idea da parte di Torromacco, stavolta è attento Morelli, esce al limite della propria area di rigore, già messo in moto i suoi, pallone centrale ancora per Morelli, la allarga da quest'altra parte sul settore di destra, la finta centralmente operata da Sergi che non ha fortuna, piano scarano che prova a manovrare, fallo subito netto da parte del difensore giallo-nero, fallo su Passeri e calcio di punizione in favore del piano scarano, e adesso prova a mettere la testa in area avversaria. Pronto a battere mi sembra Fanelli, il tocco è corto in area a cercare l'inserimento di un compagno, legge bene poi l'ottimo assist di Jeremy che prova a dare in là l'azione di dei contropiede della Faul, attenzione all'inserimento sul settore di destra
in area da parte di Amignaglo, fermato però ottimamente da Sargeni, palla che termina in fallo laterale, la rimessa ancora della Faul. Rimessa effettuata a favore di Morelli, ancora altra rimessa, di Morettini, ancora io con i nomi, ancora qualche problema per individuare tutti, e allora può recuperare il pallone con un rimpallo il giocatore della Faul, che guadagna un angolo. Si trattava di Foglietti. Pronto a battere dalla bandierina Sergi. Pallone lungo sul secondo palo. C'è un colpo di testa debole. Nessun problema per Grazzini, che la fa sua. Giovane classe 2006 va al rinvio nella zona presidiata dal compagno Bernabucci. C'è il giocatore della Faul, Foglietti, che fa buona guardia, che poi perfeziona il rilancio nella zona centrale verso Amignaglo. C'è però Jeremy, tocco per Sergi che prova ad andarsene, fermato fallosamente dall'avversario. Si tratta di Torromacco. Pallone già in possesso di Morettini, che prova a concludere da lunga distanza, cerca di sorprendere Grazzini, attento ad agguantare questo pallone quando siamo giunti al nostro cronometro al minuto 16. Risultato ancora fermo sullo 0-0, ancora un pallone pericoloso orchestrato là davanti da Torromacco e Membrino. Insiste il piano Scarano sulla fascia sinistra, l'inserimento è di Morettini, mette il pallone oltre la linea laterale per la rimessa in gioco di Gentile in profondità sul settore di sinistra, e qui c'è questo contatto, si è visto abbastanza bene il, diciamo così, l'aiuto di Gioacchini nei confronti dell'attaccante Membrino. Per l'arbitro tutto regolare, e allora va Foglietti per la rimessa con le mani, sempre sull'out di destra. Foglietti lungo in profondità, colpo di testa da parte di Marco Meni, palla che arriva nella zona centrale dove la lavora Sergi, la apre molto bene per il compagno. Si tratta di Cascetti che poi sbaglia l'appoggio, va a chiudere ma il pallone arriva centralmente ancora per l'attaccante Membrino, poi si inserisce il numero 10 che va a concludere con il sinistro. Torromacco ha avuto una bella occasione la formazione del piano Scarano. La squadra di Nobile si è fatta vedere con l'inserimento di Torromacco, che ha tagliato tutta l'area e poi ha colpito con il sinistro, senza centrare però la porta, dell'estremo difensore Morelli. Può ripartire con con questo rinvio in profondità verso Jeremy, che subisce il fallo, calcio di punizione. Non è convinto Nobile questa decisione, calcio di punizione con Cascetti sulla sfera, il tocco centrale per Morettini, mette giù Morettini, prova a lavorare insieme a Sergi, va a Sergi, cerca compagni, il tocco per l'inserimento di Giacchetti, fermato, e riparte il piano Scarano con Torromacco che prova a girare da quest'altra parte, un pallone ben controllato però da Gioacchini. Quindi Sergi, c'è Morettini, eccolo servito nel cerchio di centrocampo, va subito a verticalizzare in profondità, a cercare Di Rienzo e Amignaglo.
ancora Morettini, recupero di Morettini, contatto con un giocatore, si tratta di Troili, tutto regolare dice l'arbitro, e poi l'imbucata subito in velocità per cercare di prendere in contropiede la difesa, palla troppo lunga, nessun problema per Morelli che la fa sua, rimette in gioco per Cascetti, eccolo il numero 3 che va a rilanciare lungo in profondità a cercare Di Rienzo, fermato, può ripartire Filippi, pallone sull'out di destra dove lo lavora ancora Passeri, fermato, la rimessa, la rimessa, no, non è rimessa ma è calcio di punizione, ha fermato il gioco il direttore di gara, la signorina Silvia Stavagna di Viterbo, calcio di punizione per il Piano Scarano quando siamo giunti al nostro cronometro al 20° minuto. Sembra in grado di rialzarsi il giocatore che ha subito l'intervento falloso. Si tratta di Sergeni. Pronto per la battuta ancora Fanelli. Taglia tutto il campo al limite, respinge la difesa della foul ma alimenta l'azione gentile con il destro ancora lungo in mezzo. Troppo per tutti, Morelli la fa sua. Poi va subito a effettuare il rilancio lungo in profondità per Amegnaglo. Prova ancora il numero 10 ad inserirsi, è attaccato, si inserisce invece Giacchetti che se ne va sull'auto di destra, Giacchetti affonda, Giacchetti ancora insiste, il rimpallo però non lo favorisce sulla chiusura del difensore, ancora il pallone giocabile con il compagno di squadra Foglietti che va a lottare su questo pallone insieme a Bernabucci. Prova l'inserimento Morettini che cambia tutto da quest'altra parte a cercare Jeremy, il pallone tra i due numeri 11, Jeremy di tacco cerca e trova molto bene il compagno Cascetti, ancora Jeremy prova ad incunearsi sul settore di sinistra, va giù sull'intervento del numero 2 Sergeni che interviene, l'ultimo a toccare è il terzino. Diversi centimetri di differenza tra Jeremy e Sergeni. E adesso primo angolo della partita per la Foul Cimini. Pronto alla battuta Sergi. Parte il cross in mezzo, il colpo di testa a liberare da parte della difesa, ma il pallone ancora giocabile per la Foul. Ancora con Giacchetti. Ancora Giacchetti cerca di penetrare, si avvicina all'area di rigore, viene fermato. Poi il pallone che rimane lì, conclusione dalla lunga distanza operata dal giocatore della Foul, mi sembra Gioacchini, palla che termina direttamente alta oltre la traversa della porta, difesa da Grazzini che effettua il rinvio corto stavolta, palla che schizza dalle parti di Morettini, ancora Morettini che ruba un ottimo pallone, va a Morettini, si accentra Morettini, fermato da Bernabucci in maniera irregolare sotto gli occhi dell'arbitro Stavagna, calcio di punizione in favore della Foul Cimini. Pronta la battuta Foglietti, vi ricordo a disposizione delle due squadre, seguiamo un attimo questa azione con il pallone lungo verso Amegnaglo, fermato, può ripartire allora Torromacco, fermato anche lui dall'intervento di Gioacchini, quindi Jeremy ancora con il tacco, molto bene a servire il compagno Sergi, ancora Sergi cerca lo spazio per crossare, viene fermato, il rimpallo Jeremy, poi in qualche modo pallone che viene recuperato da Troili o Fanelli. No, Troili, Di Rienzo di testa,
Pallone respinto centralmente, ancora Sergi cerca di farsi largo in mezzo a tre avversari. Alla fine alla meglio il piano Scarano, che può pulire tutto con questo pallone lungo sul settore di destra verso Membrino. Pallone centrale rilanciato in profondità, piano Scarano che però lo riconquista ancora con Bernabucci. L'inserimento di Morettini che poi dà subito il pallone in profondità per Di Rienzo, che fa da sponda, il pallone è lungo per Amegnaglo. Ebbene, interviene il difensore Fanelli a mettere il pallone in fallo laterale. Si era sviluppata bene in questa azione da parte della Faul, con una bella azione orchestrata in profondità. È mancato soltanto il guizzo negli ultimi 16 metri. Sale per la rimessa Foglietti. Il cross di Morettini è lungo. Attenzione, il colpo di testa di Jeremy. Centrale, nessun problema per Grazzini. Non è neanche saltato. Ha completamente colpito il pallone praticamente da fermo. Palla lunga, ancora un colpo di testa, palla che arriva dalle zone di Morelli. Attenzione, il controllo di Foglietti, molto bene Foglietti, prova ad andarsene Foglietti, insiste nell'azione, salta un avversario, poi si ferma, mette il pallone fuori per consentire di soccorrere Daniele Membrino, che è rimasto a terra. Il direttore di gara consente all'ingresso dei sanitari, allora noi ne approfittiamo per andare a vedere il cronometro di questo incontro. Siamo al 26esimo minuto, il risultato è ancora fermo sullo 0-0 in una sfida che vede anche al comando della classifica cannonieri il giocatore Favale del Città di Cerveteri, per trovare uno dei giocatori in campo. Bisogna scorrere la situazione di classifica, mentre si rialza nel frattempo Membrino. Pallone riconcesso agli avversari, mancano ancora tre turni dopo questa giornata al termine del campionato. Per la Faul oggi è importante far bottino pieno, la palla non filtra per Sergi, prova comunque a dar fastidio, insiste Piero Scarano con questo pallone lavorato sul settore di sinistra, cerca di mantenerlo in campo. L'arbitro ferma il gioco, assegna però che il pallone era uscito, non sembrava in effetti che la palla fosse completamente uscita, del resto non ci sono gli assistenti di gara. Sono giocatori o dirigenti delle due società che, diciamo, provano ad aiutare, ecco, diciamo così, il direttore di gara, che alla fine è quello che decide. Sergi prova ad andarsene con l'esterno in profondità per Di Rienzo. Attenzione a Di Rienzo, prova lo spunto Di Rienzo, va Di Rienzo con il destro, la palla si alza oltre la traversa, non di molto, della porta, difesa da Grazzini. Buona l'imbucata in profondità per Di Rienzo. Il roccioso attaccante della Faul va con il destro in anticipo su Grazzini, la palla termina però sul fondo. Un'altra occasione però per la Faul, sembra poter crescere. Piano Scarano che da canto suo non demorde, adesso si propone con questo pallone in profondità, attenzione in aria, attenzione a Bernabucci, Bernabucci, conclusione Morelli, si oppone, ancora molto bene. Questa poteva essere una occasione ghiottissima per il Piano Scarano. Calcio d'angolo, il primo della partita per la formazione viterbese. Il pallone in mezzo che tocca in qualche modo Torromacco, mi è sembrato, e invece no, l'arbitro ha visto una deviazione di un giocatore della Faul, allora
Ancora angolo. Sale sempre per la battuta Passeri. Parte il cross lungo sul secondo palo, il colpo di testa, la palla che carambola in rete. Gol di Membrino. Palla che ha colpito il giocatore sul secondo palo in maniera anche molto precisa. E sulla linea di porta due giocatori della Foul, non so se si sono ostacolati o hanno provato comunque a salvare il pallone, che è terminato però in rete per il gol dell'1-0. E al minuto esatto della mezz'ora, alla mezz'ora, Membrino porta avanti il piano Scarano. Gol pesante per la formazione viterbese, che è alla ricerca di punti salvezza importanti. Intanto Morettini va subito a lanciare questo pallone per Di Rienzo. Attenzione, Di Rienzo, l'anticipo su Grazzini, e gol dell'1-1 immediato. Gol dell'1-1 immediato da parte di Di Rienzo. Botta e risposta dalla parte delle due squadre. Neanche un giro di orologio e Di Rienzo ha messo a segno il gol dell'1-1, subito, immediato. Non hanno neanche gioito 30 secondi quelli del piano Scarano. Pallone lungo di Morettini, Di Rienzo si è inserito. Un po' di incertezza probabilmente tra l'estremo difensore Grazzini e l'altro difensore centrale. E allora prova subito il piano Scarano a ripartire, lo fa bene sul settore di destra. Attenzione, il pallone messo dentro verso Torromacco. La buona chiusura, ancora Morettini. Appoggia all'indietro per il compagno Cascetti, che va al rinvio. Colpo di testa mancato a Mignaglo. Pallone lavorato invece dal piano Scarano, che ci prova con Bernabucci. L'inserimento è di Gentile. Contro Cascetti, no, contro Foglietti, ancora Foglietti, ottimo lavoro da parte di Foglietti, che poi va a scambiare con il compagno Giacchetti. Ancora Giacchetti in possesso di palla, fa filtrare per Grasso, che prova ad effettuare il rinvio, ma il pallone è recuperato ancora da Troili, che si inserisce sul settore di sinistra. Ancora Troili, un altro numero da parte di Troili, la palla messa dentro, la conclusione di Torromacco, due volte e due volte salva ancora Cascetti, posizionato verso l'angolo lontano. Salvataggio letteralmente da parte di Cascetti, per ben due volte colpito da Torromacco, che aveva provato ad infilare il pallone indirizzato proprio dalla nostra postazione. Si è visto bene, era indirizzato nell'angolino con forse Morelli fuori causa. Cascetti ci ha messo non una ma due pezze. E allora il pallone ancora lavorato sul settore di destra. Questi due gol hanno un po' animato la partita in maniera abbastanza evidente. E siamo al 33esimo minuto della prima frazione di gioco, è già 1-1, botta e risposta, 30esimo e 31esimo. Pallone ancora lavorato sul settore di destra, provando un cross il giocatore del piano Scarano in casacca rossa. Palla che è terminata però sul fondo, nessun problema, si riprenderà con una rimessa che verrà effettuata dall'estremo difensore Morelli, chiamato a due interventi importanti in questa prima frazione. Primo sul calcio di punizione e poi sul tentativo di inserimento da parte di Bernabucci, bravissimo in quella circostanza nel estremo difensore della Foul, che riparte ora sul settore di destra con l'affondo da parte di Foglietti. Ancora Foglietti, cerca compagni, va a Foglietti, cerca il numero su Bernabucci, rimane a terra, fischio arbitrale, c'è calcio di punizione, però il fallo è di Foglietti. E c'è bisogno ancora del
rientro dei sanitari per aiutare il giocatore con la casacca numero 2 che si è proposto sulla fascia in questa circostanza. E però le due squadre hanno cominciato ad aprirsi sotto il profilo anche tattico e le occasioni cominciano ad arrivare un po' copiose sul campo comunale di Vignanello per questa 23ª giornata del campionato regionale Under 17, girone A. Si riprende con il calcio di punizione che Grazzini si incarica di battere. Pallone lungo che arriva ancora molto bene a Torromacco, fermato però ottimamente dall'intervento in ripiegamento difensivo da parte di Gioacchini. Non può evitare la rimessa, pronta ad essere battuta da Gentile. Gentile lungo in mezzo, la palla che arriva pericolosamente proprio a Membrino, che non riesce a girarla, allora foul che si dispone in attacco con Jeremy, fermato in maniera fallosa, dice l'arbitro, da parte di Troili. Calcio di punizione. Pronto a batterlo Cascetti, lì vicino c'è Sergi, centralmente Morettini, il tocco è proprio per il numero 8 che si era liberato, può avanzare Morettini, un po' di spazio Morettini, va a allargare sul settore di destra, pallone lavorato ancora per l'inserimento di Foglietti che va, un ottimo cross, Jeremy va giù ancora, un contatto e c'è calcio di rigore. E c'è calcio di rigore stavolta, il contatto Troili per Jeremy che è stato toccato nettamente da Troili, anche se non è convinto il difensore della decisione dell'arbitro Stavagna. E allora calcio di rigore, ci riprova ancora Di Rienzo alla ricerca della doppietta personale. No, Morettini. Ci prova Morettini, non Di Rienzo, al minuto numero 37. Parte Morettini, il destro e la palla in rete. Nessun problema per il centrocampista numero 8 che è andato a mettere il pallone in rete, niente da fare per Grazzini che è rimasto in piedi fino all'ultimo, ma non ha potuto far nulla per raggiungere il pallone. Allora, Francesco Morettini sigla il gol del vantaggio per la foul Cimini che ribalta tutto al 37esimo minuto. Pallone lungo in profondità, Sergi lo recupera ancora per la foul. Prova a spingere adesso la formazione sulle ali dell'entusiasmo. Troili, senza mezze misure, mette il pallone oltre la linea laterale, allenta un po' la presa, la foul, facendo scorrere qualche secondo prezioso. Si avvicina la chiusura della prima frazione, chiuderla in vantaggio sarebbe importante per la formazione di Paolo Livi. Pronta la rimessa ad essere effettuata lunga sul settore di destra, ancora il colpo di testa di Cascetti. Ancora rimessa per il piano Scarano, pallone centrale, contatto Morettini e Passeri, l'ultimo tocco è del numero 8. Rimessa ancora pronta ad essere effettuata dalla formazione del piano Scalano, pallone lungo per Torromacco, intervento in tackle scivolato di Gioacchini, rimessa con le mani sempre per la formazione con la casacca rossa,
Controlla il cronometro la signorina Stavagna. Effettuata la rimessa centrale per Membrino. Membrino prova a girarsi, fermato da Morettini che poi esce palla al piede, va a Morettini, affonda Morettini, ha tanto spazio Morettini e poi termina giù. Fallo. E anche qui poteva starci un cartellino giallo. Mentre problema per Morettini, ma è stato battuto direttamente subito lungo il calcio di punizione. E allora si continua a giocare. Era rimasto forse a terra Morettini, si continua a giocare con la chiusura di Foglietti. Palla che termina oltre la linea laterale, infatti è rimasto a terra il numero 8 che ha necessità dell'aiuto dei sanitari. E allora al minuto numero 40 di questa prima frazione, 5 ne mancano al termine del primo tempo. Il risultato è di 2-1, è cambiato ancora tutto nell'arco di 7 minuti. Membrino 0-1, Di Rienzo 1-1, Morettini 2-1 per la Faucimini. Effettuata la rimessa lunga in avanti, il colpo di testa di Foglietti, poi in mezzo al rettangolo di gioco prova Amegnaglo, prova lui con il destro, un ottimo cross in mezzo per Di Rienzo che controlla Di Rienzo, va a concludere, ma c'è angolo, segnala il direttore di gara, no, semplice rimessa dal fondo. Sembrava aver segnalato infatti l'angolo, la signorina Stavagna, non è di questo, ci ha ripensato poi probabilmente Jeremy di testa, prova a concludere Di Rienzo, ancora lui, prova a recuperare questo pallone, fermato, alimentato però da Foglietti da quest'altra parte, ci prova Gentile. Palla che termina oltre la linea laterale, pronto alla battuta ancora Matteo Foglietti. Palla lunga in profondità verso Di Rienzo, l'intervento di Amegnaglo e poi il rinvio lungo, colpo di testa di Morettini, pallone lavorato da Giacchetti per Foglietti che prova. Il cross dalla lunga distanza colpisce male, palla che si perde sul fondo per la rimessa in gioco di Grazzini. Spiccioli di primo tempo, 3 minuti al termine dei 45 regolamentari. Morettini respinge sul rinvio di Grazzini, palla messa giù da Passeri, prova ad affondare il piano Scarano e pallone però centrale. Nessun problema per la foul, pallone rilanciato in subito in profondità, la risposta da quest'altra parte di Gentile, ancora verso Passeri, Passeri prova a far filtrare in profondità per Membrino, Membrino in area, l'inserimento però è di Grasso che esce molto bene con Cascetti, va Cascetti, affonda Cascetti, allunga in profondità verso Di Rienzo, c'è la chiusura della difesa, palla che termina oltre la linea laterale, la rimessa in gioco dello stesso numero 3 della foul proprio sotto gli occhi del suo allenatore Paolo Livi. La rimessa effettuata da Jeremy che taglia il campo da quest'altra parte per Amegnaglo che poi va a cercare un fallo rischiando un po' in questa circostanza l'estrazione del cartellino giallo. Lascia proseguire l'arbitro Stavagna e allora si può riprendere ancora con il rinvio di Grazzini. Ultimo giro d'orologio per quanto riguarda questo primo tempo più recupero.
Sempre 2-1, vi ricordo il punteggio in favore della Falcimini. Pronto il piano Scarano ad attaccare sull'out di destra. La rimessa è lunga in profondità verso Torromacco. Ancora a scambiare con il compagno Sargenni che scodella in mezzo. Pallone respinto dalla Faul che poi prova a ripartire con Giacchetti. Ancora Giacchetti, lotta nel rettangolo, nel cerchio di centrocampo. Tutto regolare, dice l'arbitro. Ancora contatti da una parte e dall'altra. Poi Jeremy allunga decisamente il colpo su Passeri. Una spinta abbastanza plateale da parte del numero 11 e calcio di punizione per il piano Scarano, proprio di fronte alla panchina del tecnico Massimo Nobile. Pronto Troili, pallone messo dentro. Ancora ribattuto, ancora il numero 8 che recupera il pallone, poi lo scodella ancora in area avversaria, respinto da Grasso, palla che arriva verso Amignaglo che protegge il pallone, poi attaccato, un contatto, si continua a giocare, pallone di Marco Meni in profondità, un po' di confusione, poi esce Morelli, mette tutti d'accordo e mette subito in moto Morettini. Va Morettini, affonda Morettini sull'auto di sinistra, va Morettini, progressione di Morettini, va Morettini, affonda ancora sull'auto di sinistra e poi arriva il giocatore Fanelli, Filippi a chiuderlo in fallo laterale, un cost to cost proprio da area a area da parte di Morettini. Rimessa con le mani in favore della foul, ma era decisamente molto più avanti. Cascetti era decisamente molto più avanti, non di poco, non di poco. Sargeni mette in moto Marco Meni, attaccato da Di Rienzo, Passeri ancora verso Sargeni, ancora Di Rienzo che va a dar fastidio, il rinvio, pallone che viene recuperato da Sergi. Rinvio non preciso, ancora Sergi, prova ad affondare Sergi in aria, Sergi cerca lo spazio, prova a concludere, è un tiro, come si dice, telefonato in gergo, direttamente tra le braccia di Grazzini che va a effettuare subito il rinvio, pallone che arriva dalle parti di Bernabucci, poi il contatto membrino con il difensore della foul che rimane a terra, forse una testa contro testa, mi sembra di capire con Grasso. Ancora discussioni con l'arbitro Stavagna, calcio di punizione in favore della Falcimini, si rialza Grasso. Si può riprendere a giocare, al nostro cronometro siamo al secondo di recupero. Tre minuti mi sembra abbia segnalato. 3 minuti. Vediamo se partono ora o ancora ne sono già scaturiti qualcuno e abbiamo noi acceso il cronometro qualche istante dopo. Pallone recuperato da Foglietti. Lavorato in profondità il colpo di testa. Torromacco recupera, poi Troili prova a dare in profondità ancora a cercare Bernabucci. Ecco il pallone per il numero 7, ma c'è Foglietti, anzi Grasso. Colpo di testa di Membrino. Un po' di confusione adesso, poi Torromacco prova a mettere un po' di ordine, ruba palla all'avversario. L'apertura sul settore di sinistra per Bernabucci. Bernabucci in aria cerca la conclusione deviata. E poi non riesce Sergi a rinviare il pallone, insiste Sargeni, torna anche Jeremy che commette fallo ancora su Sargeni, calcio di punizione, deve stare attento il numero 11, ha fatto un paio di interventi abbastanza rudi, ai limiti diciamo così, per ora l'arbitro non ha estratto nessun cartellino, però c'è un calcio di punizione da posizione interessante. Vediamo, c'è Torromacco.
Pronto lui a battere il calcio di punizione. Si allontana Troili. Forse potrebbe essere l'ultimo tentativo di questa prima frazione di gioco che vede la foul a Cimini, vi ricordo, condurre il match 2-1. Torromacco, tre uomini in barriera per Morelli, parte la conclusione che finisce alta oltre la traversa e arriva infatti in questo momento il duplice fischio della signorina Silvia Stavagna di Viterbo. Si va tutti negli spogliatoi al termine dei primi 45 minuti interessanti e divertenti, soprattutto nella parte centrale, quando le due squadre si sono un po' aperte e di occasioni ne sono scaturite sicuramente diverse. 2-1 la rete di Membrino per l'1-0 al 30esimo, 31esimo di Rienzo su calcio di rigore. Morettini ha fissato il 2-1 al 37esimo. Noi ci fermiamo, linea alla regia, e poi di nuovo collegati qui per il secondo tempo di Falcimini, Piano Scarano Viterbo.